pomeriggio finale di questa prima edizione di Extra Doc Festival. Documentario come qualcosa che potesse incontrare un pubblico, potesse trovare per la prima volta, per l'appunto, delle persone, degli occhi, dei corpi, dei cuori. Alcuni premi contemplano la possibilità per questi film di essere distribuiti nelle biblioteche di Roma. Cinema Grattacielo. Racconta il grattacielo di Rimini, l'unico grattacielo che c'è in quella litorale, attraverso materiale ricchissimo e molto diverso, raccolto in 10 anni di riprese, da quando lui è andato a vivere nel grattacielo fino ad oggi. Per il film documentario edito va a The War in Between di Riccardo Ferraris e ritira il direttore della fotografia, Roberto Zazzara. Il documentario racconta di una terapia che vede insieme lupi e veterani di guerra che soffrono di sindrome da stress post-traumatica, il tutto ambientato tra le montagne della California. Viene premiato sempre dalla platea competente Due cani di Andrea Vallero e la menzione che la giuria ufficiale ha assegnata. Raccontare una città, Palermo, che non conoscevo dal punto di vista di due abitanti, due cani randagi, di vedere cosa sarebbe successo. Non può essere sempre state. Ritira una delle due autrici, Sabrina Iannucci. Il mio film è un documentario sull'adolescenza raccontata attraverso il teatro. Ho rubato la marmellata di Gioia Magrini e Roberta Meddi. La storia di una persona che aveva molta voglia di vivere, trasmetteva questo senso di vita e di libertà che speriamo arrivi al pubblico per, insomma, poi farlo proprio, ecco, in qualche modo e sia utile, ecco. È Il sogno di Omero di Emiliano Aiello. Il documentario si chiama Il sogno di Omero ed è un'esplorazione nei sogni dei ciechi dalla nascita, un'esplorazione fatta di immagini e suoni. Miglior documentario edito, miglior documentario italiano dell'anno, Diorama di Demetrio Giacomelli. Documentario parla del rapporto tra cittadino e animale selvatico. Amedeo Fago, vincitore della prima edizione del premio del Festival Extra Doc per il documentario inedito. Proporre un documentario di questo tipo, con quel tipo di tematica, in un museo come il Maxi, è una cosa fantastica. Una madre e un padre hanno a che fare con la storia di tossicodipendenza dolorosa e comica, consapevole e sorprendente di loro figlio Tommaso, e che arrivi allo spettatore con la potenza di una confessione fatta in pubblico, rivelando nella luce opaca di un appartamento romano asfissiato dai conflitti familiari l'universalità di tutti i nostri affetti guasti.